Milanato, Minardo, Misuraca. È così conclusa anche la seconda chiama. Chiedo se vi siano deputati in aula che intendano votare. De Lorenzis, prego. De Lorenzis. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione su quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 544, votanti 543, astenuti 1, maggioranza 272, hanno votato sì 355, hanno votato no 188. La Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che è in distribuzione l'ordine del giorno Tofolo numero 133, che per un mero errore tipografico non è contenuto nel fascicolo. Per dare ordine ai nostri lavori, avverto che procederemo ora all'illustrazione degli ordini del giorno e all'espressione del parere da parte del Governo. La seduta sarà quindi sospesa e riprenderà alle ore 14:30 con le votazioni sugli ordini del giorno presentati. Ha chiesto di intervenire per illustrare l'ordine del giorno numero 131 il deputato Antonio Boccuzzi. Prego. Grazie Presidente. L'ordine del giorno che ho presentato vuole migliorare il provvedimento in discussione. È triste e avvilente che si sia persa l'occasione di discutere nel merito di una serie di norme inserite in questo decreto. Norme di buonsenso, quelle sulla procedura fallimentare, che vanno indubbiamente nella giusta direzione. Indiscutibile, peraltro, che la scelta di inserire parte di un altro decreto sia al limite e decisamente preoccupante. Nel breve tempo concesso, mio torto collo, mi concentrerò proprio sulla porzione di questa proposta che ha sollevato i maggiori dubbi.